Brunello, Barolo, Amarone, Bolgheri, Super Tuscan sono gli alfieri del vino italiano nel mondo, con una propensione all'export che a volte supera il 70%, tanto che nel bel paese ormai sono in pochi ad aprire bottiglie importanti. Un segnale da analizzare e da capire con i produttori di due territori simbolo come Montalcino e le Langhe. Penso che la verità stia un po' nel mezzo, ma penso anche che c'è una controtendenza. Io l'ho sperimentata direttamente in azienda con un progetto di un'azienda che fino a 3 anni fa faceva 95% export e si dava un obiettivo di riportare il 35% in Italia. Mercato grandissimo, è la nostra vetrina, quindi forse un mercato che è stato un po' anche trascurato dalle grandi denominazioni che hanno visto, sono state un po' prese d'assalto, no? Dall'estero. Pensavo a Montalcino con gli Stati Uniti, lo stesso Barolo, il nord Europa per l'Amarone. Forse c'è bisogno anche da parte di noi produttori di una maggiore attenzione al mercato interno, dove ci sono c'è una ristorazione di grandissima qualità, dove ci sono dei professionisti molto seri anche per la vendita del vino, che poi una parte di queste bottiglie comunque rappresentano un consumo estero dovuto a turisti o spedizioni che poi arrivano all'estero. Questo è un dato di fatto, ma forse anche un po' più di comunicazione, eventi come quello di oggi, Barolo Brunello, che hanno avvicinato anche tanti giovani in una cornice di qualità, possono riportare il consumo del vino domestico. In Francia forse c'è più attaccamento a bersi il proprio vino. In Italia i grandi vini, per un problema spesso anche di prezzo, non sempre hanno quote di consumo interno importante, ma penso che la sfida dei prossimi anni è proprio questa: essere un pochino più gelosi e tenersi a casa un po' più di bottiglie nostre. E noi, per quanto riguarda la nostra azienda, limitiamo un pochino il mercato italiano, che in Italia abbiamo 1000 problemi, ma stiamo andando molto bene e il consumo di Barolo è cresciuto tantissimo dagli anni 80. Mio padre lasciava in Italia al massimo il 10% della produzione, oggi siamo a circa il 25%, quindi il mercato italiano secondo me sta andando molto bene, contro ogni pronostico, contro ogni aspettativa. Il mondo è grande, quindi secondo me è anche giusto che non più di un 20-30% rimanga in Italia, perché bisogna raggiungere un po' tutti i mercati. Tenere in Italia un 30% è per noi un grandissimo successo e a noi piace fare così. Un discorso diverso invece, sono gli italiani poi che bevono questo 20-30% di vino che rimane in Italia, o sono gli stranieri che venendo in Italia bevono questi vini? E allora qui bisogna discutere un pochino. L'Italia ha una tradizione fortissima nel vino, e sicuramente la nazione nel mondo in cui il vino è proprio un fatto culturale dell'italiano. È anche però un vino visto come una bevanda che accompagna il pasto, e abbiamo anche una tradizione quindi di un vino che viene bevuto in maniera molto semplice, e i vini di particolare pregio sono anche i vini più complessi, che spesso gli italiani non apprezzano fino in fondo. L'italiano vuole mangiare molto bene, vuole bere bene, ma in maniera semplice, e quindi è anche giusto che così gli italiani imparino qualcosa dagli stranieri, dagli anglosassoni in particolare, abituati a bere forse meno vino, ma di grande complessità e di grande così caratura, ecco. Quindi sono due mondi un po' diversi, due modi di approcciare il vino un po' diverso, buono, genuino, anche di grande pregio, ma molto semplice. Io penso ad esempio a un Dolcetto, a una Barbera, oppure a un Barolo, che richiede una certa attenzione in più, è un vino più costoso, quindi è anche un vino molto più complesso. Spesso noi italiani non abbiamo voglia e tempo di dedicare troppo tempo a studiare il vino, a interpretare il vino. Nel Brunello un pochino è la stessa cosa, come un po' il Barolo, ecco. Quindi non so,
diciamo che io vedo che sempre di più in Italia comunque le cose stanno cambiando, ci sono sempre più appassionati di Barolo e di Brunello che bevono il Barolo e Brunello non solo nella grande festa nell'occasione della vita, ma in maniera anche molto più semplice, anche abbinata a dei piatti che non è il brasato al Barolo, ma è anche sul pesce. Io sono un grande fautore del nebbiolo sul pesce, che mi piace moltissimo, e anche questo l'abbiamo un po' imparato dagli stranieri, no? Non certo dagli italiani. Quindi sicuramente la ricerca dei mercati esteri proviene tanto sia da una necessità di vendita di grossi quantitativi che probabilmente vengono consumati più in mercati come gli Stati Uniti principalmente, ma anche sta emergendo la Cina e il mercato asiatico, sicuramente anche il Nord Europa, però anche da un discorso che forse il Made in Italy viene apprezzato più all'estero rispetto a quello che riusciamo a fare noi, che magari siamo anche abituati, però sì, c'è proprio un amore da parte degli stranieri per quello che è tutto Made in Italy, e lo vediamo bene anche nelle vendite dirette, quando vedi proprio la gioia negli occhi degli stranieri che assaggiano i nostri prodotti. E sì, comunque necessità molto anche per un discorso a livello anche di tassazione, di moneta anche, e di potere d'acquisto della moneta, che rende gli stranieri più propensi a spendere più per una singola bottiglia piuttosto che avere più quantità magari di vini di minor fascia di prezzo. Dalla nostra piccola esperienza come vendita in cantina abbiamo visto che il cliente tipo da noi preferito è l'italiano giovane, diciamo una fascia dai 35 anni in giù, perché si è avvicinato al vino in maniera diversa rispetto alle generazioni precedenti, quindi incomincia a apprezzare anche i vini proprio dalla partenza, dalla produzione, si interessano, girano nelle varie aziende, provano e ascoltano il gusto personale, cioè il proprio palato. Hanno anche un modo di assaggiare più libero rispetto invece ai preconcetti che avevano le generazioni precedenti. Logicamente non hanno forse la capacità di acquisto, ma quello secondo me potrebbe arrivare successivamente. Quindi io spero che il mercato italiano incominci a capire questi vini importanti, e credo che i giovani vogliano bere meglio, mangiare meglio. Magari meno, però è positivo. Il mercato internazionale ovviamente per il momento è quello che ci sostiene, perché ci sono capitali, perché il Made in Italy è comunque uno stile di vita che all'estero piace. L'italiano invece, che ha la possibilità magari di acquistare, è più portato a acquistare qualcosa di straniero. Noi siamo come mentalità, o forse la cosa che arriva dall'estero ci incuriosisce di più. Quindi sì, effettivamente forse il Barolo consumato a Barolo è quello che viene bevuto tra noi produttori per assaggiare, dei turisti che vengono curiosi di vedere il nostro territorio, di assaggiare le nostre cose. L'italiano forse fa un pochino più fatica. C'è un po' questa tendenza ad esportare gran parte del prodotto, poiché sono ormai prodotti conosciuti a livello globale. In Italia si bevono relativamente meno rispetto ad una volta, e proprio tramite eventi come questi, dove si celebra il vino italiano, dove si celebrano le eccellenze del nostro paese, che possiamo portare
portare il consumatore italiano a bere ancora Brunello, ancora Barolo, ancora Amarone e tutte le nostre migliori eccellenze. Questo è un dato di fatto, la nostra azienda è sempre stata costruita in questo modo, nonostante la domanda in Italia, devo dire che negli ultimi anni è cresciuta, però per quanto riguarda un'azienda molto storica come la nostra, che ha creato il mercato già a partire da 40 anni fa, il nostro Barolo Monprivato per esempio, prima annata 70, dalla seconda metà degli anni 70 ha avuto già organizzato una forte tendenza all'export e un mercato soprattutto statunitense e nel Regno Unito molto forti, si è impostato in questo modo e ha continuato bene in questo modo. Diciamo, c'è da dire che sì, è vero, adesso il mercato italiano è cresciuto in domanda, però sono comunque sempre gli stranieri a stappare la maggior parte di bottiglie e ad acquistare anche la maggior parte di bottiglie che rimangono in Italia. Effettivamente è vero, è così, e io comunque ne sono contenta, perché l'export per i prodotti di qualità, di alta qualità e di alta gamma, è lo zoccolo forte, è forte, premia l'azienda e dà anche soddisfazione per il Made in Italy.